Antonio, buongiorno, ti disturbo? Ti disturbo, come stai? Bene, tu? Ma al lavoro. Senti, io vorrei vedermi con te questi giorni perché dobbiamo stabilire un sacco di appuntamenti. A Senti, ma disposizione. devo scendere perché dobbiamo stabilire con te dove abbiamo un po' di appuntamenti perché c'è un po' di amici che dicono che tutti che ti vogliono votare. Perciò io Dirlo. voglio stare vogliamo passare mezz'ora con lui. Se va benissimo, adesso mi organizzo. Quando vuoi. Va bene, poi un'altra cosa ti volevo dire, non avevo, mi sembra che il Sebi, no? È l'assessore all'istruzione, la Reggio. Sì, che mi serviva, c'è un mio amico avvocato che deve mandare un fax al liceo Alessandro Volta, a Rione Modena, lì sopra, liceo scientifico, classico, non so che cos'è. E mi diceva, sai se c'è qualcuno che conosce qualcuno all'interno della segreteria, perché gli devo mandare, massima sicurezza che gli devo mandare un fax delicato, dice che lo prendano. Digli di telefonare al Volta e di parlare con Calabro, a nome mio. Calabro, aspettiamo subito, aspetta un minuto, aspetta. Chiamami, aspetta. Gini. Antonio, ti disturbo? No, che disturbi, va lì. Mi deve dare domani, mi deve dire cosa fai domani, che orari c'hai. Allora, io domani posso essere là, se tu vuoi, dopo, dimmi tu più o meno, dopo le 2 va bene per te. Domani tu devi venire perché dobbiamo fare un giro di un sacco di elettori che ti vogliono conoscere. Perciò devi venire con la fretta, se no non facciamo niente. Io mi posso fermare dalle 2 alle 8. Dalle 2 alle 8 tu sei qua, con me, Sì, va bene. sì. Va bene, d'accordo, ok. Ok. Alle 2 in punto perché se vuoi venire a mezzogiorno, così siamo già alle 2. Alle 2 se no ti aspetto il frantoio. Allora Benissimo, prendiamo via. benissimo, Bene, benissimo. ok. Ok, che fai? A casa. E che stai posando oggi? No, sono andato che sono andato a pranzo nelle campagne perché ci abbiamo a vedere con te là. Sto andando in giro, faccio campagna elettorale. Ti salutano i Taverna, quelli del bar di Torrenova, penso che tu li conosca, non lo vedi. Ho parlato con loro, impegni non ne hanno, mi hanno detto che non c'è problema. E devo andare dal signor Cannatà, quello il grossista della carta, che c'ha 50 operai, però. E poi da tutti questi amici miei, questi parenti qua nelle campagne. Perciò diciamo, mo vivo con te questi 2 giorni, 3 giorni, quando sei libero. Bene tutto così noi facciamo un giro insieme. Se è possibile a metà settimana, così. Va bene, così ci facciamo. Senti un attimo, Antonio. Allora, tu giovedì mattina puoi venire qua? Io giovedì mattina sì. Allora, così perché abbiamo ancora 2 o 3 persone, se no ci saltano queste persone. Allora, io però a mezzogiorno devo essere libero, io per le 9 posso essere da te. Allora, va benissimo, così tu all'11 te ne torni, che alle 9 ci facciamo 2 giri velocissimi, ci incontriamo con la persona alle 9 già con l'imprenditore a Torrenova, poi con Don Salvatore che te lo devo presentare, poi 2 persone te ne vai, va bene? Benissimo, ok. Alle 9 ti aspetto qua perché non mi muovo io il giorno del mattino. Le 9 sono da te, va bene? Certo. Un abbraccio. Allora, Io parlavo che distribuivo bigliettini ancora. contattiamo gli amici più intimi per confortarmi comunque, perché da oggi Io praticamente spero che vada tutto bene, come previsto. sono entrati in panico, quindi. Lo so, immagino. Io così sono. Boh, io sono fiducioso. Speriamo che le persone ci rispondano per quanto noi diamo. Ti devo dire. Tutto a posto? Sì, sto girando, sto facendo ancora sono in giro, vado a rigirare di nuovo dove sono andato dappertutto. Va bene, prestiamo lo spiorna, o prego tu sentite o prego dopo lei. Sì, l'ho chiamato, sì, certo. Va L'ho bene, chiamato, l'ho richiamato, tutti chiamo, il telefono lo faccio girare dappertutto. benissimo, un bacione Jimmy e ti voglio bene. Vai, in bocca al lupo e ci sentiamo. Fratello, come stai? Io L'ho sentito di scrivere e te l'ho scritto, vedi, eh? ti ringrazio, è la stessa del reciproco per me, per dire la verità. Lo Tu so, lo sai, come va? tutta una casa, signora. Sto Quella status mi assumo guardando nudo. intorno. Tutto a posto? Sì, siamo a casa mia, qua che sono Antonio, Barbara, mia sorella, mio padre. Stavo scherzando sui voti, no? In giro che non devo votare 50 persone ci stanno, gli facciamo una figura 92, ma i bolivi mia, poi ma gente, dice non devo votare, non devo votare, non devo votare, pare che hanno che interessa, è importante il risultato. Risultato di bombone è così importante che di bombone Mi chiamano poi. in giro, no, chi se non devo votare, chi ti dice che devo votare non devo votare, ah buono, ci sono stato in pace.
Non trovo il Daniele, se piace dire a 11.20 morroni prima, che non è nulla. Ma ragione, se fa 11.000, che cazzo sape, che vado a nuovo dopo. Comunque no, siamo tutti contenti veramente. Infatti, la cosa più bella. La affermazione che sei riuscito a ottenere. Noi ci sentiamo comunque. Va bene. Va bene. Sì, un abbraccio. Saluto tutto. Ehi, un bacio. Un abbraccio, fate, ciao.